Slava Tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Zdravo. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al mancello, al macello. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi di chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo preso e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli preso il boccone e subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove vado io, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, siamo nella Settimana Santa, quando siamo invitati di fermarsi nella nostra vita e riflettere su noi stessi, sulla nostra vita cristiana, sul senso della nostra vita, sui nostri progetti, obiettivi. Dove va la nostra vita? Ciò che noi sogniamo e desideriamo? Questa settimana è ricca con i contenuti religiosi, è ricca di insegnamento di Dio che ama ciascuno di noi. E mostra questo amore nella persona di Gesù Cristo. Stasera siamo invitati a riflettere su un dramma: realizzarsi come il Figlio di Dio oppure giocarci la propria felicità, missione, chiamata. 3 anni pieni erano amici stretti di Gesù. Tra tante persone Gesù li ha chiamati nel suo servizio affinché siano i suoi missionari. Ha dato loro potere, missione di agire nel suo nome, predicare la buona notizia.
ha dato loro potere, la forza dello Spirito Santo, di poter compiere i miracoli nel suo nome, guarire gli ammalati, perdonare i peccati, scacciare i demoni. Tra tante persone ha scelto Simone, figlio di Giona, un pescatore ingenuo. E se guardiamo la sua vita, guardando lui, cerchiamo di conoscere noi. L'uomo che guadagna il pane quotidiano sul lago di Galilea ha lottato per il pane quotidiano da oggi a domani, aveva i suoi progetti, piani, sogni, come guadagnare il pane, come pagare le tasse allo Stato, come risparmiare per la propria famiglia, e come fedele ha sognato il prediletto di Dio, ha sognato il regno di Davide, ha sognato il Messia promesso, era il discepolo di Giovanni il Battista, e quando viene colui per il quale Giovanni dice che è l'agnello di Dio, segue lui. 3 anni si lascia modellare, ha un carattere forte, ha l'esperienza di vita e addirittura si impone qualche volta. Lui primo tra i discepoli, quando Gesù camminava sulle acque, Pietro gli disse: Signore, se sei tu, ordinami di fare lo stesso. Comincia a camminare sulle acque. E dopo ha capito che non è il potere umano, ha cominciato a dubitare e a affondare. E Gesù lo insegna di non essere troppo impegnato, deve rivolgere il suo sguardo verso colui che gli dà il potere e la capacità di agire nel suo nome. Quando sente dal suo maestro qual è il progetto di Dio sulla salvezza del mondo, come uomo si comporta come se fosse il padre di un bambino, dicendo: a te Signore non può succedere questo. Gesù lo rimprovera. È forte di carattere, sicuro. Quando Gesù parlava del suo traditore, Pietro gli mostra il suo amore e dice: do la mia vita, Signore, per te. E Gesù gli risponde: non canterei il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Pietro, quando sarà lavato, purificato con il sacrificio del Figlio di Dio, e rafforzato con la forza dello Spirito Santo, Pietro diventerà una persona nuova. Pietro è coraggioso, fiducioso nel suo amore, finché il Maestro è vicino a lui. Anche noi, cari fratelli e sorelle, tante volte siamo sicuri di noi stessi, siamo sicuri della nostra devozione, fedeltà al Signore, mentre ci sentiamo protetti dalla sua forza e dalla sua grazia, mentre sentiamo Dio nella nostra vita, ma nel momento in cui arrivano le prove, quando Dio ci lascia alle prove, per vedere quanto siamo fedeli a Lui, o se la vita, il mondo, il diavolo porta alle prove, tante volte abbiamo potuto vedere quanto siamo deboli e peccatori, come Pietro, uomini senza Dio, pieni di paura per la nostra vita, per la propria pelle, e addirittura sappiamo urlare dicendo: Dio, dove sei? Oh Dio, perché questo succede a me? Oh Dio, non ti conosco. Ma il messaggio del Vangelo di stasera è anche: quando riconosciamo la nostra debolezza, come la riconobbe Pietro, dobbiamo essere umili
chiedere il perdono al Signore. Quando vediamo la nostra fragilità umana, dall'altra parte vediamo Giuda Iscariota, ha stesso potere di Pietro, doni che Dio gli ha dato. Cosa è successo nel cuore di questo discepolo? Dopo 3 anni? In lui non è rimasto nulla, ma solo i calcoli, calcoli puri. Per 30 denari e per il prezzo di costo di un agnello ha tradito il suo maestro. Non era ignorante. Il Signore gli aveva affidato l'economia della comunità, quindi era educato. Non sappiamo cosa è successo nel suo cuore, nella sua anima, ma quando ha riconosciuto il suo peccato, purtroppo, lui non era umile. Ma da parte sua condanna se stesso. Riconosce, ho tradito un sangue innocente, e sappiamo dal Vangelo che ha commesso suicidio. Superbia umana, non ha riconosciuto la sua debolezza. In 3 anni dell'opera pubblica Gesù non ha condannato mai il peccatore, ha condannato il peccato ma mai l'uomo peccatore. Ricordiamo tanti pubblicani, peccatori, i quali hanno bussato sulla porta della misericordia e del perdono di Gesù e ottengono la grazia. Lui stesso ha detto: non sono venuto per salvare i giusti, ma i peccatori. Giuda Iscariota, il quale tante volte è stato testimone della sua misericordia e del suo amore, va al di là della sua misericordia e condanna se stesso. Dio può perdonare, ma io non perdono. E purtroppo commette suicidio. Il Vangelo di stasera ci invita, cari fratelli e sorelle, di riconoscere me stesso nella mia chiamata, cioè di riconoscere che sono chiamato a essere discepolo di Dio. In questi giorni riflettiamo sul sacrificio di Dio, come ci ha amati e quanto ci ama Padre, quanto ci ama il Figlio. Il Figlio scende su questa terra per amore verso di me, verso di te, non perché io sia perso a causa della mia debolezza, del mio peccato, ma è venuto sulla terra per morire per me, per te, perché un giorno possiamo essere nella casa del Padre Celeste. Io e te, fratello e sorella, dobbiamo decidersi nella libertà, per lui o contro di lui. Dio rispetta la mia e la tua libertà. Non è determinata la mia salvezza o la tua salvezza. Il Signore ci ha redenti senza di noi, ma collabora con la mia e con la tua libera volontà, come ha collaborato Simon Pietro e Giuda Iscariota. 3 anni Gesù predicava, l'ascoltavano i farisei, i scribi, e Gesù si meravigliava per la durezza del loro cuore. E Gesù ha detto che i pubblicani arriveranno prima nel regno dei cieli, arriveranno prima di loro nel regno dei cieli. Perché? Perché hanno accettato la grazia ricevuta, si sono convertiti e hanno continuato a vivere una vita nuova. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, tanti nostri fratelli e sorelle che sono deboli, peccatori, come noi, sono davanti a noi, verso il regno dei cieli. Possiamo elencare l'esempio dei santi e possiamo essere entusiasti con la loro santità e perseveranza. Un Zaccheo, il pubblicano, Maria Maddalena, Matteo,
Svete o Santa Maria d'Egitto, nata nel 340 in Egitto, quando aveva 12 anni è scappata via di casa e ha vissuto come un'attrice. Con il suo corpo ha pagato il viaggio di andare a Gerusalemme, ha guadagnato il suo pane vendendo se stessa. E quando volle entrare nella chiesa di Santa Croce, una forza la fermò e non poté entrare. Pregò davanti l'immagine della Madonna pregandola di farle vedere la via sulla vita. Di seguito è stata toccata dalla grazia, l'intercessione di Maria, riconosce il stato del suo animo, è andata nella chiesa di San Giovanni il Battista, lì si è confessata, ha fatto comunione, è entrata nel deserto e ha fatto penitenza. 50 anni ha vissuto nel deserto, nella preghiera. Maria come donna non è morta, ha avuto le tentazioni, le prove, ha lottato con l'aiuto di Dio e ha vinto. L'altra parte. Se guardiamo attorno a noi come fedeli, possiamo vedere che Dio opera tramite le persone semplici, piccole. Nella mia parrocchia dove vivo ho un gran numero di nonne e nonni. I giovani sono andati all'estero cercando il lavoro, ma in quella parrocchia con questi anziani ho vissuto la loro fede viva, la testimonianza della loro fede viva. Non possono fare i lavori fisici, ma come sacerdote posso dire che pregano più di me. Una nonna mi disse: padre, stamattina ho pregato 3-4 rosari, 2-3 rosari di Gesù, ho ricordato le anime del purgatorio, un rosario era per te, una per i miei nipoti, una per la pace nel mondo, e quando vedete e sentite questa vita spirituale, allora io come sacerdote mi domando: Signore, faccio tante cose, ma mi domando se lavoro e faccio quello che tu vuoi, e mi dai esempio delle persone piccole, semplici, che invocano la benedizione di Dio su questa comunità, sulla loro famiglia. Cosa sarebbe successo con il mondo se non ci fossero state queste anime piccole che pregano e si sacrificano per il bene delle anime, non solo delle loro famiglie, ma per il bene del mondo intero. Cari fratelli e sorelle, questo tempo ci invita, il Vangelo di stasera, di riconoscere io e te la dignità alla quale Dio ti ha chiamato. Sei figlio e figlia di Dio. Il Signore non ti ha chiamato, non ti ha dato la missione di camminare su questa terra vivendo nei piaceri, mangiando, bevendo, soddisfando gli istinti del proprio corpo. Lo fanno gli animali. Ti ha dato la ragione, l'anima, e sei diverso da tutte le altre creature affinché tu possa riconoscere la tua dignità, dignità del Figlio di Dio, e quanto Dio ti ama. È sceso sulla terra e come Dio e l'uomo ha vissuto, ha fatto le opere buone, ha sofferto, morto e risorto, affinché tu possa realizzare la tua chiamata e la tua missione. Il Signore ha detto che non c'è nessun peccato che Lui non perdona. Se io e te ci perdoniamo sinceramente, quel barbone sulla destra della croce forse non ha mai incontrato Gesù durante la sua vita, è stato crocifisso perché ha commesso un omicidio, è stato punito, e quando ascolta Gesù che
prega, implora, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quell'uomo si pente per il suo crimine, chiede il perdono e la grazia. Ricordati di me quando verrai nel tuo regno e il Signore gli promette il cielo. Guarda il tuo cuore, la tua anima. Quante volte hai tradito la tua missione? Hai tradito il tuo marito, moglie, fidanzata, fidanzato? Quante volte hai tradito con il tuo comportamento, parole, pensieri? E riconosci in te stesso anche Pietro e sii umile e di Signore, mi pento. E riconoscigli questo nel sacramento della Santa Confessione e vestiti della veste della dignità del Figlio di Dio. Non essere superbo come Giuda, anche se non lo giudichiamo. Dio può perdonare, io non posso perdonare. Devo andare davanti al Signore e con il Signore cammina verso la vita nuova. Usa questi 2-3 giorni per iniziare una vita nuova con il Signore. Per te sono venuto, per te sono morto e per te sono risorto, perché tu, risorto, potrai venire nella casa del mio Padre. Padre, questo è il messaggio del Figlio di Dio per me e per te. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al nostro Padre Celeste. Moltiplica e rafforza la nostra fede, Signore, affinché siamo sempre vicini a Gesù. Preghiamo. Ferma in noi ogni male, Signore, affinché non siamo traditori nella nostra fede. Preghiamo. Glorifica, Signore Gesù. Glorificati, Signore Gesù, nella nostra vita, testimonianza e lavoro, preghiamo. Signore, fa che, rafforzati con il Tuo Spirito, annunciamo Gesù a tutti gli uomini, preghiamo. Signore, dona la forza agli ammalati e ai moribondi, oppressi dalla croce. Fa che portino loro croce con l'amore di Cristo, preghiamo. Padre Santo, accetta e esaudisci le nostre preghiere, quelle rimaste nel nostro cuore, per Cristo nostro Signore. Amen.